Da oltre 40 anni non si assegnavano terre pubbliche agli agricoltori. La Regione Lazio in soli 6 mesi ha colmato questo gap con un bando denominato Terre ai Giovani, su cui ha puntato molto chi ha visto già la prima concretizzazione. I primi due degli 8 lotti di proprietà dell'Arsial sono infatti stati assegnati con la consegna metaforica delle chiavi ai due vincitori, Francesco Ippoliti, che avrà 7,2 ettari nel comune di Nazzano, in provincia di Roma, e la cooperativa Officina del Gusto, cui è stato invece assegnato un lotto di 15,2 ettari a Procedo, in provincia di Viterbo. Estremamente soddisfatto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Assegnati i primi due lotti, una grande soddisfazione per la Regione Lazio. Sì, dopo oltre 40 anni in Italia si ricomincia a dare le terre ai giovani per aprire nuove aziende. Noi siamo orgogliosi che abbiamo mantenuto una promessa, abbiamo dimostrato che si può fare. In 6 mesi siamo riusciti a fare un bando, definire le imprese e raccogliere le domande. La cosa importante è che questo esperimento non è costituito solo dalla terra, ci sono anche dei fondi, c'è un tutoraggio dell'Arsia, un tutoraggio delle associazioni affinché queste imprese diventino delle imprese vere. Questo secondo noi è il modo di cambiare l'Italia, creare lavoro non col lavoro assistenziale ma attraverso l'innovazione, e siamo orgogliosi di poter dire che il Lazio si sta candidando ad essere un esempio italiano di stato innovatore, cioè di realtà che capisce la crisi, ci sa stare dentro, però reagisce. Grazie a questo progetto oggi abbiamo assegnato i primi due lotti, gli altri 8 lotti nei prossimi giorni. Una scommessa vinta per il commissario Arsial Antonio Rosati. Ho davvero molto creduto in questa operazione, non solo per la forza in sé nel merito, la forza dell'agroindustria che è, come è noto, uno dei settori che può aiutare l'Italia a uscire da questa lunga e difficile e complessa crisi, ma come ho detto in conferenza stampa, ha un valore culturale enorme perché, anche da economista, nel 1951 fu fatta una grande riforma agraria in un periodo in cui l'Italia era in deflazione come ora. Naturalmente erano condizioni del tutto diverse, ma questo voglio dimostrare, si può dimostrare che per creare lavoro e sviluppo bisogna avere molta fantasia, molta passione e fare grandi operazioni in Europa, ma anche micro operazioni. Oltre 40 anni che in Italia non si assegnavano terre, ho visto che anche il ministro Martina è molto interessato e ho letto recentemente che ci sono oltre 5.000 ettari di terra nel nostro paese che possono essere messi al servizio del mondo agroindustriale, creando centinaia di posti di lavoro. Il presidente Zingaretti, naturalmente la Regione Lazio è all'avanguardia per creare lavoro. Oggi è piuttosto emblematico perché, che sia foriero, la legge 51 nacque nell'ottobre, appunto nell'ottobre 51, e poi iniziò un lungo periodo di crescita, di distribuzione della ricchezza, di riforme. L'Italia che noi conosciamo iniziò da lì. E forse in qualche modo io, facendo questa piccola ricerca storica, oggi può essere l'inizio di un piccolo tassello, di un grande lancio di sviluppo. Speriamo che il governo Renzi, che l'Europa capisca, in particolare la Merkel, che ormai l'austerità da sola ci porta a sbattere contro un treno, a non avere speranza e fiducia. Il fatto che noi abbiamo ricevuto oltre 118 domande, il che significa che oltre 2.000 persone si sono interrogate, hanno messo in campo le loro energie, intelligenza, fantasia, sentimenti, passioni, dimostra che è possibile trovare una via giusta per il lavoro. Questi sono i primi due di 8 assegnazioni. Le altre 6 la Commissione di altissimo profilo sta valutando, piuttosto corposi i progetti. Ai primi di ottobre assegneremo gli altri 6, per un totale, ripeto, di 353 ettari. Tengo a ribadire però che non abbiamo solo dato i terreni, abbiamo studiato un sistema di agevolazione, perché soprattutto in agricoltura, come è noto, si semina all'inizio ma si raccoglie non immediatamente. Scherzando, dico, non è come aprire una gelateria e si fanno subito scontrini. Noi abbiamo messo in campo, intanto l'affitto verrà pagato alla fine del quarto anno, quindi abbiamo un periodo di respiro. Abbiamo stanziato 150.000 euro per questi 8 lotti a fondo perduto, cioè proprio per sostenere le prime spese immediate. E in più, cosa importante, perché questo paese, questo è il messaggio, permettetemi di farlo, senza investimenti questo paese non ce la può fare,
abbiamo stanziato 500.000 euro in due fondi di garanzia che genereranno un moltiplicatore da 1 a 7, 1 a 6, quindi avremo la possibilità di avere 4 milioni di euro di investimenti sostenute e garantite per le banche dal patrimonio Arsa. Un grande lavoro di squadra, fondamentale per il successo dell'iniziativa per l'assessore all'agricoltura Sonia Ricci, che ha anche annunciato importanti novità sul PSR. Un successo di tutto l'assessorato e dell'Arsial? Indubbiamente sì. Il vero successo però sa quando lo potremo festeggiare, quando questi due progetti saranno operativi e quando le persone che hanno investito insieme a noi cominceranno a vedere i primi risultati economici. Non nascondo una grande soddisfazione per questa cosa. Il Presidente ha detto una cosa alla quale noi crediamo profondamente. Spesso in Italia, con le lungaggini amministrative, con la paura di fare cose nuove, non si fa nulla. Noi abbiamo voluto scommettere sull'assegnazione di terreni incolti, partendo da un principio molto semplice. I terreni vanno coltivati e li mettiamo a disposizione di chi ha voglia e passione per iniziare una nuova attività, confortati anche dai numeri sull'agricoltura, che è un settore che continua a registrare un incremento costantemente. Nell'ultimo semestre ha fatto più 0,4. Guardate, la soddisfazione per chi ama questo settore come me nasce anche dalla consapevolezza che dopo tanti anni il settore dell'agroalimentare torna a essere un settore economico a tutto tondo e che non solo dà risposte in termini economici a chi la pratica, ma anche in termini occupazionali. E l'altra bella novità di tutto questo nuovo modo di approcciare all'agroalimentare è che i giovani hanno anche, se volete, la testa giusta per praticare innovazione. E su questo settore l'innovazione sarà l'elemento vero di svolta e di sfida. I giovani su questo hanno l'attitudine e quindi noi insieme a loro su questo settore investiremo tanto, sull'innovazione, sui nuovi sistemi organizzativi, consapevoli che l'agroalimentare italiano, come tutti sappiamo, io lo ripeto fino alla nausea, è uno dei marchi più conosciuti al mondo insieme alla Visa, che è la carta di credito, e alla Coca-Cola. Quindi se questo è vero, usiamo questa grande opportunità per aiutare il Lazio e l'Italia ad andare avanti. L'Europa vi sta dando ragione, solo tre piccole sottolineature. Tre piccoli, come li chiamano loro, emendamenti di spiegazione. Noi abbiamo fatto un PSR con tre filoni di ragionamento. L'azienda agricola al centro di tutti i nostri pensieri, come si vorrebbe dire, nel senso che sarà il beneficiario di questi fondi. B, l'innovazione di processo e di prodotto, perché in agricoltura, sapete, noi dobbiamo salvaguardare le nostre tradizioni, i nostri prodotti tipici. Questo avviene anche scommettendo sull'innovazione, perché noi abbiamo anche grandi università nel Lazio e quindi possiamo coniugare questi aspetti. C, grande attenzione ai giovani. Noi abbiamo fatto una startup secca di 70.000 euro a chi vorrà intraprendere questa attività. Quindi un PSR che è aperto, centrato sull'azienda agricola e non su altri elementi. E anche la grande scommessa è che noi abbiamo alzato la quota di fondo perduto. Prima era il 40%, 35-40% dipendeva dalle misure. Noi abbiamo detto quanti progetti sono realisticamente, i business plan ci consentono di investire, diamo fino al 60% di fondo perduto, purché siano ovviamente progetti organizzati, di filiera, di processo, di innovazione sul prodotto. Cosa voglio dire? Progetti a sistema, noi finanzieremo tutti i progetti a sistema con questa, come di percentuale di fondo perduto molto molto importante. Perché? Perché sull'agroalimentare intervengono altri tipi di fattori che non sto qui a dirvi perché sono anche abbastanza noiosi, ma l'elemento qual è? Rendere il finanziamento appetibile per chi decide di investire su questo settore. Siamo fiduciosi, speriamo che entro dicembre la Commissione risponda per avere
all'inizio dell'anno questo nuovo PSR che possiamo presentare a tutte le nostre aziende agricole. Grazie.